Quasimeno, uno specchio d'acqua che colora di azzurro la campagna umbra. Con i suoi 128 chilometri quadrati, è il più grande lago dell'Italia centrale e il quarto del paese. Situato al confine con la Toscana, è un territorio da sempre ambito e conteso per la posizione strategica e la fertilità delle colline. La natura, la vegetazione e la fauna danno vita a uno spettacolo quotidiano che varia col mutare del tempo e delle stagioni. Intorno a questo lago, sin dai tempi remoti, si è creato un mondo a parte, un territorio dal carattere peculiare. Nei suoi numerosi borghi vive un popolo tenace e orgoglioso di sfidare la modernità a colpi di antiche tradizioni che ci portano indietro nel tempo. Se il mestiere più arcaico è quello del pescatore, è proprio dalle maglie della rete che si può partire per tessere le trame dei saperi delle donne del Trasimeno. Un racconto che si intreccia con la storia della loro emancipazione e che parte da Isola Maggiore, una delle tre isole naturali del lago. La si raggiunge in battello da Tuoro. Bastano pochi minuti di navigazione per essere trasportati nella soffice atmosfera di un luogo senza tempo, abitato solo da una quindicina di persone. Il borgo ha mantenuto l'aspetto di un tipico villaggio quattrocentesco di pescatori. Sulla via principale, pavimentata di mattoni rossi, si affacciano case e palazzi in pietra, pittoreschi archi, portici e giardini, dove vivono liberi e indisturbati molti fagiani. La via è intitolata ai Guglielmi, la famiglia più importante della storia di Isola Maggiore. Elena Guglielmi, la figlia del marchese Giacinto, introdusse all'inizio del Novecento una tradizione che ancora oggi si tramanda fra le donne del borgo e di Tuoro, quella del merletto. I merletti ho iniziato perché c'aveva la mamma, ma ha cominciato a imparare la mamma. La marchesa, la padrona del castello, ha imparato la mamma e la mamma ha imparato a me. Le merlettaie che ancora vivono su Isola Maggiore si contano sulle dita di una mano. Eppure vederle lavorare fuori dall'uscio di casa è una scena a cui si può ancora assistere ogni giorno durante la bella stagione. Tutti del paese lo sapevano fare il merletto, la mamma, la nonna. Saranno 50 anni che esco di casa per i merletti. La mattina, quando c'è bel tempo, prendo il lavoro e mi metto a lavorare. Di volte c'è anche qualche amica e si mettiamo a ragionare le nostre cose. Se arrivano i foreschieri, parlo con loro, cerco da vendere. Eravamo quattro femmine, abbiamo imparato tutte e quattro e si stava qua a aspettare i turisti che arrivavano, solo loro c'hanno i soldi. Ma mi dispiace perché loro pensano che noi altri se approfittiamo, capito? Ne mettiamo più il prezzo, invece no. Io li faccio da quando sono uscita da scuola che ho fatto la quinta. Ho fatto la rete di pescatori e questo merletto. All'inizio del Novecento, anche ad Isola Maggiore spirava il vento del progresso. La marchesa Elena Guglielmi aveva notato che le figlie dei pescatori erano abili rammagliatrici di reti. Spinta dal desiderio di aiutarle ad emanciparsi, fece venire dal Regno Unito una maestra di punto d'Irlanda, una tecnica di merletto che introduceva l'uncinetto al posto di ago e fusello. Nacque una scuola in cui le donne cominciarono a diventare merlettaie e a guadagnarsi una piccola indipendenza dai mariti. Nel Palazzo delle Opere Pie si può ammirare la prima tovaglia realizzata dalle allieve della scuola. E
educare gli occhi al bello, organizzare il proprio tempo, tenersi pulite. Questo lavoro segnava una vera conquista per la dignità femminile. Negli anni 60, la caposcuola divenne Maria Vittoria Semolesti, la maestra delle merlettaie di oggi. A differenza di Virginia, Giulia e poche altre, la maggior parte di loro vive a Tuoro sul Trasimeno e in occasioni speciali vanno tutte insieme a Isola Maggiore. Nei freddi mesi d'inverno si radunano al calduccio e lavorano gomito a gomito fra racconti, aneddoti e confidenze. Rita, l'hai finita la rosellina? No. La camicia da notte tu l'hai finita? Bruno? No. Non l'hai finita, l'ho toccata. Ah, le chiacchiere sono quelle dei paesi, hai visto quello che gli è successo, hai visto quell'altro è caduto, quello sta all'ospedale, quell'altro invece si è sposato, quello si è separato, tu quel lavoro hai fatto. Sì, però, insomma, capito, anche le feste che ci sono, magari, capito? E poi anche del lavoro, perché se tu stai lì per imparare, insomma, qualcosa anche del lavoro. Le abili mani di queste donne danno vita a un artigianato artistico, perfetta sintesi fra utile e bello. La maggior parte sono cose personali che ti rimangono per ricordo. Ti dispiace quando ci hai lavorato talmente tanto, a darlo via, insomma, no? Io sto realizzando degli orecchini e dei ciondoli in argento dorato, oro 24 carati. Essendo ora dal 74, ho brevettato questo filo e ho cominciato a realizzare prima i gioielli con la rosa d'Irlanda, poi dopo anche altre, dagli abiti, dalla lingerie, dai sandali, scarpe, borse, cappelli. E mi piace perché viene fuori il meglio di me, è come una cosa che mi cura, mi fa piacere, lo faccio con piacere, con passione. Un'attività che riesce ad appassionare anche qualche ragazza giovane, come Chiara, ancora studentessa. Studio ingegneria civile, ramo ambientale per laurearmi a breve, spero. E spesso passo le domeniche con loro perché devo imparare e nel frattempo mi diverto anche perché sono molto simpatiche. Questo è un centro. Ci vuole tanto tempo e tanta pazienza per realizzare un manufatto, però alla fine c'è soddisfazione. La tradizione del merletto non sarebbe nata senza una grande comunità peschereccia alle spalle. Oggi su Isola Maggiore non ce n'è più traccia, ma il Trasimeno, a dispetto delle sue acque basse che non superano i 6 metri di profondità, è ancora molto pescoso. Quello del pescatore è un mestiere tornato di moda e sul lago sono attive diverse cooperative. La più antica è quella che ha sede a San Fericiano. La sua intensa attività di promozione ha portato a una vera riscoperta del pesce di lago. Fra le 18 specie presenti, le più diffuse sono lucci, anguille, latterini e carpe. Il 90% dei ristoranti del territorio ha inserito questi prodotti nel menù e non c'è massaia che non li sappia cucinare. La carpa regina è di gran lunga il pesce più diffuso e consumato. La ricetta classica è quella in porchetta. Si prende una bella carpa regina e la si riempie con lardo, finocchietto e un impasto di rosmarino, sale e pepe. Dopodiché va cotta in forno come si fa per un maialino arrosto. Ma il pesce più pregiato è la tinca del Trasimeno. In attesa della certificazione DOP, la denominazione di origine protetta, gode da secoli di un'ottima reputazione. La sua carne tenera e saporita è ottima sia fresca che affumicata. Se gli uomini la pescano, sono le donne ad occuparsi delle varie fasi della sua lavorazione. Dopo
dopo essere state pulite e tenute in salamoia, le tinche vengono messe nel forno di affumicatura, che si ottiene dalla combustione della segatura di faggio. Successivamente, i pesci vengono imbustati e confezionati sotto vuoto, in modo da poter essere conservati a lungo e venduti fra i prodotti di eccellenza di questo territorio ricco di sapori. Con la tinca affumicata si possono preparare ottime ricette, come quella del ragù per condire la pasta. Per prima cosa si fa un battuto di cipolle. Si fa soffriggere nell'olio insieme al peperoncino. Si aggiunge vino bianco. Si lascia evaporare. Nel frattempo si procede con la pulitura della tinca affumicata, che va attentamente deliscata. Una volta battuta con la mezzaluna, la si aggiunge al soffritto di cipolla. A seguire si unisce anche della passata di pomodoro per dare colore e sapore. Nel frattempo si sarà cotto a parte un brodetto con cipolle e prezzemolo. Lo si aggiunge alla tinca in cottura. Si lascia cuocere il tutto per circa un'ora e mezza. Un tempo che può essere impiegato per tagliare la pasta sfoglia e ricavarne dei gustosi tagliolini all'uovo. Si cuociono in pochi minuti in acqua bollente e poi si condiscono col sugo. Si mescola bene ed ecco pronto un delizioso piatto di tagliolini al ragù di tinca affumicata del Trasimeno. Sul lago si affacciano e si specchiano pittoreschi borghi che con le loro antiche mura raccontano una storia millenaria. Castiglione del Lago, col suo imponente castello, si erge alto e fiero a guardia delle sponde. Paciano, invece, è un piccolo scrigno. Restaurato di recente, appartiene al club dei borghi più belli d'Italia. Riassume la fusione tra uomo e paesaggio, tipica dell'Umbria e del centro Italia. Ma per scoprire un'altra curiosa tradizione al femminile del Trasimeno, bisogna andare a Piegaro, verso la Val di Chiana. La sua posizione al confine con la Toscana favorì, già a partire dal 200, lo sviluppo dell'arte vetraria che ha retto per secoli l'economia del territorio. In principio si producevano vetri e tessere di mosaico. Solo più tardi Piegaro si affermò come un importante centro per la produzione di fiaschi. La vetreria si trovava proprio al centro del paese ed innescò un fiorente indotto, quello dell'impagliatura dei fiaschi, un altro lavoro delegato alle sapienti mani delle donne. Questo è il fasciato che usavano molto in Toscana, del Chianti. Questo è quello che si faceva a noi a corda. Ho cominciato che avevo 9-10 anni, poi una volta abitava in campagna, eravamo contadini. Quando gli uomini l'estate andavano a dormire, io con la mia mamma, le mie zie, si facevano i fiaschi mentre loro dormivano, noi si lavorava. Vieni, guarda. E dopo alle 5 e alle 6 bisognava ritornare nei campi perché c'erano le faccende da fare, il fieno, il grano. Bruna, Marisa e Milena sono le ultime custodi di quella che col tempo divenne una vera e propria arte, andata via via scomparendo a partire dagli anni 70. Organizzano corsi e dimostrazioni per tramandare alle ragazze più giovani, come Deborah, i segreti di un mestiere che un tempo coinvolgeva ogni famiglia di Piegaro.
Aspetta, Deborah, che dopo ti do una mano. Quali giri? Va bene? Sì, va bene. Eravamo tutti insieme. Ogni portone, ogni famiglia c'era sempre una donna, due, mamma con i figli. Si stava tutti insieme, ognuno davanti alla sua porta. Poi la mattina da una parte, poi a mezzogiorno bisognava andare di là perché c'era il sole e si poteva stare. Pomeriggio si ritornava di qua, era un bel lavoro. Per una donna era comodo perché si stava in casa, anche uno aveva un bambino piccolo, una persona anziana, si poteva fare benissimo, no? Si andava in vetreria a prendere il lavoro, si portavano a casa 100 fiaschi per volta, ogni carretta erano 100 fiaschi. Noi tutte le sere bisognava bagnare i materiali per 100 fiaschi, insomma. Per impagliare si usava la scarcia, una pianta palustre raccolta sulle sponde del trasimeno ed essiccata al sole. Allora bisogna bagnarla oggi per lavorarla domani. Ma la scarcia cominciò a diminuire, così come il lavoro. L'arte dell'impagliatura sopravviverà finché queste donne riusciranno a tramandarne memoria e passione. A me questo lavoro mi piaceva e mi piace tuttora, mi divertivo. Seguendo le trame del lago si arriva a Panikale, Pankalon in greco, il luogo dove tutto è bello. Un borgo delizioso in cui è viva un'altra tradizione legata al disegno con filo, quella del ricamo. È addirittura scolpita sulla pietra, come testimoniano le forbici della Corporazione dei Sarti. Tra i vicoli ci si perde nell'armonia tra passato e presente, tra arte, paesaggio e storia. Ci si sorprende davanti alla meraviglia di un teatrino ottocentesco perfettamente conservato. Il fondale rappresenta Boldrino da Panikale, il condottiero che ricucì i rapporti tra la cittadina e Perugia. I paesaggi che tanto bene si ammirano da questa terrazza naturale si ritrovano nell'affresco del Martirio di San Sebastiano, realizzato dal Perugino all'inizio del Cinquecento. Osservando il timpano, si scopre un altro richiamo importante. Il motivo floreale è lo stesso che ritroviamo nei preziosi ricami custoditi nel Museo del Tulle. Questo scrigno di trame preziose è dedicato ad Anita Belleschi Grifoni, una donna panicalese colta e raffinata. Negli anni 30 fondò una scuola e istituì il marchio Ars Panicalensis, recuperando la tradizione del ricamo delle monache del collegio di Panicale. Paola e Simona sono due delle donne più attive nel cercare di garantire un futuro a questa eccellenza della propria terra. Almeno una volta a settimana si riuniscono con le altre ricamatrici per dare spazio a passione e creatività. Mi dà molta gioia ricamare quello che disegno personalmente. Quando si ricama, i pensieri scorrono uno alla volta, come le preghiere del rosario, no? No. Ed è un esercizio, un esercizio per le mani e un esercizio anche spirituale. Le mani scorrono e dà veramente molto piacere ricamare, per questo che tante donne italiane ricamano. C'è gente che beve, chi fuma, io invece ricamo. Ho ricamato, sì. Io prima dovevo andare in campagna, poi alle 11 a piedi veniva a Panicale a ricamare, capito? Non è che a volte, però sono contenta che sono trovata bene nel male.
Qui c'è un velo da fare, se qualcuno vuole aiutare, non è che la cosa disturba, più di tanto. L'ars panicalensis è una finissima tecnica di ricamo ad ago. La sua caratteristica è di essere applicata al tulle, un tessuto molto leggero in cotone o seta, vaporoso e al contempo resistente, fatto di minuscole maglie esagonali. Questo è il tulle e viene assemblata la carta da pacchi sul disegno che viene riprodotto su carta da lucido, tutto quanto imbastito. Come vedi, sotto c'è una foglia, deve star fermo intorno alla foglia o intorno al fiore. Questo è il lavoro per noi più noioso, perché quando invece smonti tutto, è quello la gioia più grande del lavoro che hai fatto. Sto facendo un velo da sposa, che ha già un acquirente che non lo pagherà mai, perché è mia figlia. Il velo da sposa è come la tela di Penelope, più o meno, perché noi mamme sì, vogliamo che le nostre figlie si sposino, però in un certo qual modo ci fa anche piacere che restino con noi. Quindi più tardi finisco il velo e più tardi c'è speranza che si sposi. Si dice che la perseveranza sia il duro lavoro che resta dopo essersi stancati del duro lavoro già fatto. Grazie alla perseveranza delle donne del Trasimeno, in questa atmosfera un po' magica e un po' onirica, continuano a rincorrersi gli echi di tanti saperi femminili, in bilico fra passato e presente, fra memoria e oblio, eppure vivi.